Sì, benvenuti. Siete al telegiornale degli animali con la nostra redazione Doria Grisone. Ricordate, nella scorsa settimana la puntata aveva contemplato anche la mattanza delle foche in Canada. Addirittura il Canada, attraverso il suo ministro alla pesca, ha chiesto al WTO, quindi al commercio internazionale, che l'Europa revochi il bando per cui la strage delle foche l'Europa con la sua decisione l'ha notevolmente ridotta, tant'è vero che c'è stato un grosso danno economico. Anche l'Italia è in mobilitazione, avevamo anche ricordato la torta in faccia che degli animalisti canadesi avevano rivolto alla ministra della pesca, accusata di sostenere questa terribile pratica. Parliamo oggi di questo con Ilaria Ferri, che è direttore scientifico dell'ENPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali. Ciao Ilaria, buongiorno. Ciao Anna Maria, buongiorno a tutti. Ilaria, tu ti occupi da tempo di questa vicenda così grave per le foche adulte e per i baby foca. Perché non ci racconti che cosa sta succedendo? Ogni anno sulla costa est del Canada, del moderno e civile Canada, vengono uccise 350.000 foche. Tra queste foche ci sono anche i cuccioli, cuccioli esattamente come questi, più o meno grandi così, che vengono presi a randellate secondo il governo canadese e uccise in modo umanamente accettabile. Per noi è inaccettabile, è incivile e crudele. Questi animali vengono uccisi perché sono considerati competitori nella pesca. Infatti sono uccisi dai pescatori canadesi che si recano sul PAC, un PAC già ridottissimo a causa dei cambiamenti climatici, e questi animali sono destinati a finire così, morti in questo modo barbaro, presi a randellate per questa stupidissima ragione. Quindi siamo, diciamo, in piena mobilitazione tutti quanti, ecco, ma non basta la sensibilizzazione. Che cosa può fare ognuno di noi? Che cosa possiamo e vogliamo fare? Noi possiamo sicuramente protestare duramente presso l'ambasciata canadese a Roma, si può trovare l'indirizzo sul sito, si può scrivere che siamo contrari a tutto questo, si può e si deve boicottare il prodotto del mare, i prodotti del mare canadesi, per due motivazioni, non solo per le foche ma anche perché dovremmo essere tutti quantomeno vegetariani. E si deve anche ricordare che purtroppo questi straordinari animali ed altri esemplari di pennipedi vengono uccisi anche in Namibia. La stessa sorte spetta ogni anno a migliaia di leoni marini che vengono uccisi in Namibia, ma anche ad altre foche grigie che vengono massacrate allo stesso identico modo, comunque anche in Russia e in Norvegia. Noi pensiamo che sia inaccettabile, inconcepibile e crudele, anche perché bisogna imparare definitivamente a far pace con la natura, a pensare che noi siamo soltanto l'anello di una catena e che intervenire in questo modo così violento e così incivile, così crudele, non porterà mai nulla di buono. Siamo fermamente convinti che sia arrivato il momento di dire basta e di fermare queste barbarie ovunque e dovunque nei confronti di animali indifesi. Noi ti ringraziamo moltissimo, Ilaria, di questo tuo contributo e quindi diciamo invitiamo tutti a fare la propria parte. Ciao Anna Maria e grazie infinite per questo spazio e grazie tantissimo a Respiro per questa ennesima opportunità. Davvero, la strage degli animali, di tantissimi animali, è una strage silenziosa che avviene ogni giorno e ogni giorno noi dobbiamo contribuire a portarla alla luce. E fatemi almeno citare l'episodio accaduto all'inizio di marzo del cavallo, della cavalla, mi pare che si chiamasse Tiffany, a Ronciglione, dove ogni anno si svolge un palio sempre molto criticato e discusso dalle associazioni animaliste. Durante questa corsa a vuoto, durante una prova, una cavalla si è, scivolando sul fondo bagnato sotto una pioggia battente, è addirittura finita contro la recinzione di tubi metallici, morendo dissanguinata.
linguata. Scusate se vi racconto questo episodio orribile, se lo riporto alla nostra memoria. Da allora ci sono molte polemiche e tra le associazioni Horse Protection, che appunto si occupa della tutela degli animali, ha lanciato delle grida di accusa contro l'amministrazione comunale. Come ha risposto l'amministrazione comunale? Con una pubblica assemblea in cui sono state fatte queste dichiarazioni da parte del sindaco: la priorità è tutelare i cittadini ronciglionesi, le scuderie e il futuro svolgimento del palio. E ancora un assessore ha dichiarato: è insopportabile che ogni palio sia un patibolo per il paese, eccetera eccetera. E il cavallo, la cavalla morta, che mi pare sia davvero la vittima di questa triste vicenda, nonostante l'ordinanza sui pali è entrata in vigore qualche tempo fa. Vi voglio ricordare anche che in Parlamento giacciono delle proposte di legge perché anche il cavallo sia dichiarato animale da affezione, vale a dire che sia salvaguardato dall'uccisione a fini alimentari. Passate parola anche su questo. Quante battaglie noi vorremmo fare dal nostro spazio del telegiornale degli animali. Se posso saltare di palo in frasca, trovandomi anche in un ambiente verde, vi voglio ricordare due cose: che l'Associazione Nazionale dei Medici Veterinari Italiani ha lanciato ancora la quarta volta anche quest'anno l'iniziativa nel mese di marzo di visite gratuite, quindi un mese dedicato alla prevenzione per il bene degli animali, a cominciare dai nostri. E l'altra piccola considerazione che vorrei fare è che, trovandoci, come vedete, in questa bella giornata di sole ormai in primavera, e saltiamo sulle frasche delle potature, ricordatevi che già siamo in quasi in area di nidificazione. Astenetevi dal potare le siepi e guardate bene che le potature, non quelle per le strade, nei giardini e così via, nei parchi, non pregiudichino, non facciano a pezzi i nidi e che quindi non ci sia pregiudizio per le altre specie di volatili. Allora, alla prossima settimana, mi raccomando, uova biologiche, insomma, e ricordate anche l'insalatina del buon umore che sicuramente ci serve.